concludiamo andando a Mosca, dove il fascino è anche una sfida sui tacchi a spillo. Ce ne parla il corrispondente Giovanni Masotti. Unghie accuratamente laccate, non un capello fuori posto, ma sono altre le protagoniste sotto, non sopra, orgogliosamente e sfacciatamente gambe, strette nella morsa di tacchi a spillo da urlo, alti almeno 9 centimetri, in omaggio a un motto altamente educativo, verità unica, credo assoluto della competizione. Traduciamo, a che serve il cervello con queste gambe? Correre sui venerati tacchi a spillo, irrinunciabile ingrediente del moderno fascino. Correre per vincere, superare la vertigine dell'altezza, divise per squadre le partecipanti, 2 volte 50 metri, una staffetta, mai cadere. Si può perdere una scarpa, certo, si può ricorrere all'aiuto di un baldo giovanotto, ma non si smette anche con le ginocchia ridotte così. Era la 6ª edizione della strampalata kermesse creata da una patinata rivista moscovita Vangelo di giovani e giovanissime.